Un Pescara da film horror per un'ora e comunque almeno decoroso solo nella seconda parte di ripresa perde e male all'Olimpico di Torino in una gara che ha fatto imbestialire i 100 tifosi biancazzurri arrivati in Piemonte per assistere ad una gara che pensavano diversa anche dopo quanto accaduto in settimana. I numeri della formazione di Massimo Oddo, messo in discussione per la prima volta al rischio esonero, restano impietosi e da brividi con un lungo finale di stagione che potrebbe assomigliare quasi ad un'agonia. Il 5-3 finale è ingannevole perché per tre quarti di partita non c'è stata quasi storia. La sveglia del finale non può giustificare quanto fatto, anzi non fatto, da Bizzarri e soci per 70 minuti e ora inizia una settimana che potrebbe regalare più di qualche sorpresa. Davanti a 15.000 spettatori agli ordini del signor Maresca di Napoli, l'arbitro della gara promozione di Trapani, si presenta un Pescara con il solito modulo e con Fornasier centrale in coppia con Stendardo e Memushai a centrocampo con Verre Brugman. Nel Torino c'è la stessa formazione della vigilia con il 4-3-3, pronti via e al secondo Iago Falco e sul primo affondo Granata tutto solo davanti a Bizzarri firma l'1-0, neanche il tempo di riorganizzarsi che al nono Ageti fa 2-0 sugli sviluppi di una punizione calciata a centro area e dopo una torre perfetta di Belotti. Squadra abruzzese evidentemente ancora negli spogliatoi visto che al quarto d'ora il gallo Belotti lanciato in contropiede se ne va tutto solo verso Bizzarri andando a firmare così il tris. Oddo impietrito in panchina al 27esimo effettua la prima sostituzione rimando negli spogliatoi Castanossa al posto di Crescenzi, mentre poco dopo al 34esimo arriva la prima vera occasione per il Pescara che capita sui piedi di Caprari che trova una grande risposta di Joart. Dopo un primo tempo a dir poco deficitario, nella ripresa Massimo Oddo manda in campo Coda al posto di Stendardo già ammonito. In curva sud intanto i 100 supporters adriatici abbandonano il settore loro riservato per protesta, così come è accaduto anche nella gara con la Lazio. Il reframe in campo è sempre lo stesso con il quarto gol di casa segnato all'ottavo da Ljajic con la complicità di Bizzarri. Oddo sconsolato si siede in panchina prima della cinquina firmata al 16esimo da Belotti. Per la formazione pescarese una brutta cartolina. Il resto della gara non è però senza storia con i Granata che prima non infieriscono e poi rischiano. Da segnalare anche al 26esimo un tiro centrale di Memushai parato da Hart prima della più clamorosa delle autoreti di Ageti che nel tentativo di anticipare un avversario infila il suo portiere. Alla mezz'ora è Benali a segnare il gol del 5-2 rendendo la pillola solo un po' meno amara visto che il giocatore di origine libica al 38esimo segna anche la rete del 5-3 finale per il Pescara troppo poco in una gara dominata dal Torino per almeno 70 minuti e al triplice fischio finale in casa adriatica sono iniziate le riflessioni della società anche e soprattutto sul futuro di Massimo Oddo.